insieme di tribù che risolvevano i loro problemi attraverso la consultazione e l'armonizzazione. L'armonia è il principio fondamentale. Oggi 2000 tribù su 2100 stanno con Gheddafi, stanno infatti nel settore Tripolitania e Fezzan, dove abitano 5 milioni di libici che non si sono rivoltati contro Gheddafi. Dall'altra parte, a Bengasi, ci sono 100 tribù, non 2000, 100, che hanno guidato una rivolta contro Gheddafi, e lì abita 1 milione di libici. Ma per noi, la nostra stampa, la nostra informazione, la voce del popolo libico è quella di Bengasi. Vi torna? Io l'ho girata tutta la Tripolitania, di paese in paese, e ovunque io ho trovato, ma spontaneamente, non mi guidavano gli sgherri del regime come qualcuno potrebbe pensare, ma ero guidato da una ONG libera, andavo dove volevo, parlavo con chi volevo, e dappertutto mi rispondevano: questi sono colonialisti che si vogliono riprendere il nostro petrolio, e noi stiamo con Gheddafi perché ci ha dato l'indipendenza, la dignità, la sovranità, il benessere. Da noi la scuola non si paga, noi la paghiamo. Da noi gli ospedali non si pagano e sono immediati, da noi si pagano e non sono immediati. Chi sta meglio, loro o noi? È da esportare qualcosa da noi a loro? Il sistema dittatura non significa niente in Libia, come non significava niente in Iraq, perché sono altri presupposti, altre combinazioni sociali, altre forme di processo decisionale. Non era determinato da un uomo il processo decisionale in Libia, lo determinavano le tribù in combinazione con i comitati popolari, che erano a realtà, come a Cuba, organizzate nei luoghi di lavoro, nei luoghi di studio, tra le organizzazioni femminili, eccetera, e esprimevano i bisogni e prendevano e facevano le proposte per risolvere i bisogni. E da qui si saliva verso un vertice che si chiamava Consiglio Congresso Nazionale, dove tutto questo veniva raccolto, insomma era una forma assembleare, si votava per alzata di mano, dove tutto questo veniva raccolto, deciso e riportato verso la base per l'attuazione, e chiunque responsabile dell'attuazione era sottoposto a giudizio e a revoca se non lavorava bene. Vi immaginate di revocare Borghezio? Sarebbe bello, no? Non si può, non esiste questo meccanismo da noi, ma noi siamo democratici e abbiamo la puzza al naso e guardiamo al di là del nostro spazio europeo, occidentale, moderno, progressista, sviluppato, emancipato, a questa miseria, a questa arretratezza di altri popoli, e siamo vergognosamente intossicati perché non abbiamo quasi più capacità di pensare indipendentemente. Perché vorrei sapere quanti di noi qua dentro e in generale in questa società non hanno seguito o passivamente o entusiasticamente l'idea che a Tripoli si faceva come al Cairo o come a Tunisi. Sono stati furbi questi, molto furbi, perché hanno visto che lì c'era veramente una rivolta genuina di massa, in una situazione di spaventosa fame, di disperazione, di oppressione tirannica, dove c'era una cupola, la famiglia di Ben Ali, la famiglia di Mubarak, la famiglia dei califa a Bahrain, che aveva ricchezze innominabili, spaventose, e sotto c'era la miseria, la mancanza di profitto. Era arrivata la globalizzazione, quella che tocca anche a noi, il libero mercato, le privatizzazioni, tutto in questi paesi. In Libia no. In Libia no. In Libia c'erano due ministri, quello della giustizia e quello degli interni, che brigavano con le compagnie multinazionali britanniche e americane perché venissero in Libia e si mangiassero la Libia, cioè erano a favore della privatizzazione di tutto quello che Gheddafi e tutta la storia libica aveva nazionalizzato, distribuendo la ricchezza del petrolio tra la gente, levando il livello di vita, come ho già detto prima, al di sopra di qualsiasi altro paese africano, perché avevano gli interessi loro. Questi due personaggi si sono scontrati con Gheddafi, oggi sono a Bengasi e sono i capi del consiglio cosiddetto di transizione, quello riconosciuto da Frattini,
bel tipo per riconoscere le persone, i governi. Da Cameron, da Sarkozy e dal Qatar. Al Jazeera, portabandiera di questa operazione di mistificazione totale, di mettere tutto in uno stesso pentolone, no? La rivolta vera, la primavera vera e il colpo di Stato contro un paese che stava bene. Al Jazeera io mi trovavo a Zlitten. Zlitten è una città di 300.000 abitanti, a circa 150 km da Tripoli verso Bengasi, verso est. Tutto pieno di bandiere verdi, quelle di Gheddafi, quelli del governo legittimo. Tutto era a posto, tutto era pacifico, tutto era tranquillo. Ho incontrato degli infermieri e dei medici della Mezzaluna Rossa, corrispondente della Croce Rossa italiana, mondiale, internazionale, che erano stati feriti a misurata dai ribelli perché volevano aiutare. Le loro ambulanze erano state fatte saltare per aria. Erano lì feriti, l'ho visti. Ho visto tanti feriti dei bombardamenti, ma tanti negli ospedali. E mentre stavo in un ospedale a Tripoli e parlavo con uno ferito dalla bomba del giorno prima, c'era una bambina di 2 anni che era in coma, è scoppiata un'altra bomba a 400 metri, due. Tanto per dire che loro colpiscono il bunker di Gheddafi. Dicevo, Al Jazeera diceva che Zlitten era sotto il controllo dei ribelli. Non c'era un ribelle, era tutto pacifico. Anzi, al centro della città c'era una grande manifestazione di giovani con le bandiere verdi, con gli estratti di Gheddafi, che si accingevano per la mattina dopo a fare una marcia della pace verso Bengasi per proporre riconciliazione e dialogo, unità del paese contro i bombardieri. Finisco prima di questo filmatino, poi parleremo ancora tra di noi, per dire...